Oggi è stata una giornata particolarmente significativa perché abbiamo approvato il bilancio dell'assemblea dei soci della CEV, ma è stata anche un'occasione per fare il punto della situazione per quelli che sono i servizi innovativi che questo soggetto offre ai comuni e alle comunità nel territorio comunale italiano. Per noi come amministrazione comunale le proposte, le soluzioni che porta avanti il CEV sono delle soluzioni sicuramente innovative che vanno nella direzione di offrire in termini di efficacia e di efficienza delle soluzioni per i nostri cittadini e per la nostra comunità. Noi abbiamo già avuto un'esperienza significativa con il CEV negli anni precedenti per quanto riguarda l'aspetto dell'efficienza energetica e andremo nei prossimi giorni a sviluppare un progetto per quanto riguarda la Smart City, cioè per trovare delle soluzioni intelligenti per lo sviluppo del territorio, della comunità sotto l'aspetto urbanistico e sotto l'aspetto dell'architettura.